Nel fine settimana un fronte freddo atlantico arriverà sul Mediterraneo, generando una depressione sul centro Italia che interesserà poi anche in parte la nostra regione. Quindi, per quanto riguarda la giornata di domani, avremo al mattino cielo poco nuvoloso, in giornata e nel pomeriggio nuvolosità variabile sull'intera regione. Temperature massime intorno ai 31-32 gradi in pianura, 30 gradi probabilmente sulla costa, dove le minime saranno intorno ai 24-25 gradi contro i 20 della pianura. Nel pomeriggio di domani ci sarà la possibilità di qualche isolato rovescio temporalesco sui monti, più probabile eventualmente verso il Cadore. Per quanto riguarda la giornata di domenica, avremo nuvolosità variabile su tutta la regione, dovuta alla presenza di strati di aria umida ad alta quota. Quindi saranno possibili anche delle piogge sparse e qualche temporale, più probabilmente sui monti e di pomeriggio. Non è escluso comunque che qualche isolato rovescio temporalesco interessi localmente anche le zone pianeggiante. Temperature massime intorno ai 28-29 gradi sulla costa, sui 30 probabilmente in pianura. Per quanto riguarda le minime, valori ancora di 20 gradi in pianura, 25 lungo la costa. Con la giornata di lunedì aumenterà la probabilità di temporali sparsi sulla regione, ovviamente in montagna, ma anche sulle zone pianeggianti sarà possibile nel pomeriggio più di qualche temporale. Dall'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.